Allora, il lunedì significa analisi metagame delle challenge di questo weekend. E ovviamente partiamo dal formato più in salute di tutti. Forse l'unico formato che vale la pena di giocare per davvero in questo gioco, attualmente. Però non voglio essere troppo critico. Lo standard è sicuramente il formato più bello e più in salute del gioco, insieme al Pioneer di cui poi andiamo a parlare. Allora, ragazzuoli, chi vince un paio di tornei di challenge questo weekend? Beh, partiamo subito dicendo che c'è una bella diade, perché Golgari Midrange, Dimir Demoni sono sicuramente i due mazzi più favorevoli al portarsi a casa le partite. Cioè, vai, prima di iniziare l'analisi mi consigli qualche mazzo far craftare a un mio amico che ha appena iniziato? Beh, Mono Red, Cucco, sì, senza dubbio Mono Red Aggro, se ha appena iniziato quello o Mono White Life Gain, però bisogna che impari le basi del gioco, quindi sicuramente due mazzi semplici. Allora, il Midrange Golgari, ragazzi, lo conosciamo tutti. È quello che gira esattamente così su Arena. L'Anuar Elf spinge, ti fa fare un drop a 3 forte come Anoli Annex, oppure Glissa, oppure Preacher di secondo. E quando parte un deplay così oppo, non ha subito una o due risposte. C'è poco da dire. Vinci, ok? Vinci. Sicuramente la base Demoni è la base più forte. E poi è anche il mazzo che ha più risposte di main a tutto il meta, perché tra Tranquil Freelback, Glissa che è un ottimo bloccante, Scavenging Ooze e Pulse, se, e Nowhere to Run soprattutto, secondo me rimane il mazzo veramente più preparato e più forte di questo standard. Lo inseguo ovviamente di Mirmid, che sappiamo tutti avere una forza eccezionale, ma d'altronde l'abbiamo già visto performare anche i mondiali, è Mill con il Doomsday Excruciator e Jayce. Secondo me esistono due versioni migliori di questo mazzo, ma questo ragazzi quando parte non gli stai veramente dietro. E la win condition more in 1000 è più forte rispetto solo all'aggressione pura. Dopo vediamo anche l'altro Dimir, ovviamente vediamo anche le differenze, anche l'altro è molto molto forte. Terzo arriva Boros Aggro, la versione più classica dovrebbe essere questa, esatto, la versione Barn. Ormai ragazzi vi dico, Barn si sta prendendo tutte quelle che erano le posizioni di Aura. Quindi non stupitevi se Barn diventa l'aggro del formato, ma d'altronde lo sapevamo. Addirittura questa fa in tempo a giocare due Shock. Vabbè, sono scelte. Barn è sicuramente il mazzo aggro più solido da giocare in questo standard. Ma abbandoniamo per un attimo la MTG Circle Cup, della quale, se volete, si può vedere una lista di Azorius Convoke, che però personalmente apprezzo, ma non troppo. Secondo me questa lista è un po' sopravvalutata in standard. Non mi fa per niente impazzire, anche se gioca la Jhani di Foundation, alla faccia di quelli che dicevano che non sarebbe stato giocato. Per me è una lista un pochino fragilotta. Quando parte on the play, parte forte, è una lista vera. Però, se devo giocare a Zorius, forse faccio un passo indietro e vado a giocare a Oculus piuttosto che Convoke. Ma al di là di questo, andiamo a vedere un attimo l'altra challenge. Eccola qua. Vince Dimir Midrange e questa ovviamente è la versione di cui vi volevo parlare di più, perché è la versione alla quale siamo abituati con i Kaito Bane of Nightmares, che ormai hanno preso il loro posto in standard e il loro prezzo sta già salendo, infatti il 4 per lo troviamo a 42 dollari qui. Poi c'è ovviamente l'Enduring Curiosity, carta fortissima, e tutte le altre carte con flash e volanti che ti fanno fare le vittorie con questo mazzo, che è un tempo aggro molto molto carino. Non direi control, direi tempo aggro. Poi decide va a setupparsi contro gli altri matchup. È un mazzo forte. In best of 3 è veramente un mazzo molto molto forte. E poi la sorpresa vera è trovare Mono White Token secondo. Cioè non è una sorpresa perché sappiamo tutti quanto è forte Mono White, ma guardate quanto è tornato ad essere presente anche nelle top 8 di best of 3. La gente diceva no, è un mazzo da best of 1 perché risponde agli aggro, perché uccide gli aggro facili. Voilà, secondo posto in questa challenge best of 3. E raga, finché esiste, secondo me questo è un mazzo sempre forte. Può vincere e perdere da tutto, ma è proprio facile da giocare, ti dà infinite pescate, ti dà la sensazione di avere sempre più carte degli altri. È un mazzo bello. C'è poco da dire, questo è proprio un mazzo bello. E infatti sono contento di vederlo secondo in questa challenge. Poi abbiamo ancora due di Mirmid e questo Boros Barn. Adesso io voglio che voi vi prendiate un attimo per vedere questo quinto posto di Boros Barn. Ragazzi, 4 Kellan.
Devo provarlo. Ragazzi, devo provarlo. Perché 4 Kellan direttamente da Foundation. A me piaceva questa carta. Quando abbiamo fatto il visual spoiler ho detto, ma a me non sembra così male. Questo ne ha portati 4, ha fatto quinto posto, con un ottimo 6-2. Ora, non me lo sarei aspettato in Barn, sinceramente. Però quest'uomo lo gioca in Barn. E devo cercare di capire il perché lo giochi in Barn. Probabilmente per il double strike e il fatto che tu possa avere Rage che da trample sinergizza veramente bene. Però, cioè ragazzi, questa versione è veramente incredibile. Io devo provarlo. Cioè gioca 4 Kellan al posto delle lucertole. Questa cosa mi piace tantissimo. Devo assolutamente provarlo. Se abbiamo tempo, la tengo aperta questa perché voglio proprio provare sto mazzo. Perché se anche Kellan diventa una carta vera, è tanta roba, eh. Ma la base è sempre quella. Non mi piace il Tramportal, però. È sempre quella. GG, GG a Disguise Again, perché è veramente mazzo che mi ha stupito. Sotto di lui troviamo Ban Tempo, che è Simic Flash, che decide in Best of 3 ha bisogno di queste carte bianche, ok? Quindi se giocate Simic Budget su Arena in Best of 1, sappiate che con una piccola aggiunta, sempre budget in realtà, perché in realtà non è che abbia, a parte Monastery Mentor, non è che abbia del gran costo inside, con una piccola aggiunta di side, qui vai a farti un mazzo da Best of 3, che a quanto pare riesce a fare 6-2 anche in Challenge, quindi tanta roba, tanta roba. Sotto di lui Dimir Mid e Golgari Mid. Standard ben definito. Tra l'altro vi faccio notare che in questa challenge gli aggro erano sotto i Dimir. Quindi i Dimir sicuramente sono il mazzo più presente ora in standard. Vado a controllare subito l'altra challenge per vedere le percentuali dell'altra. Eccola qua. Qui vince Boros Barn. Boros Prowess, scusate. Ma Dimir rimane al 25%. Quindi tanto tanto presente. Il Boros Prowess che vince, ragazzi, gioca 2 Kellan. Che cosa ci siamo persi su Arena? Perché la gente, a parte che questo gioca anche Scavenger, questa è una lista ancora diversa, e Spellbook Vendor, anche questa è da provare assolutamente, perché è più un'aura questo di... Questo è palesemente un mezzo aura, mezzo aggro. Raga, che cosa ci siamo persi con Kellan? Perché è diventato giocato all'improvviso? Che cosa ci siamo persi su Arena? Su Arena non esiste Kellan, ragazzi. Questo ha fatto 9-1. Cioè, questo ha fatto 9-1. Ci avevo visto giù. A me piaceva questo Kellan in visual spoiler. Continuavo a dire, boh, mi sembra un po' sottovalutato. Cioè, alla fine è una figure of destiny non tanto forte, ma pace. Ne troviamo 6 qua. Questa cosa è molto bella. Da provare sicuramente, dobbiamo provarli questi Kellan deck, eh. Sotto di lui arriva Sultai Tempo, ragazzi, che è la stessa versione di Simic, solo che la giocano Sultai perché al posto del bianco di side entrano le Annoying with Affliction, le Go for the Throat e in Overture Run, ovvero le removal che rispondono tanto tanto bene all'aggro. Ciao Bain, la lista con ieri Oracle ce l'hai? Ve la faccio vedere dopo l'analisi del metagame. Esce tra 2 giorni su YouTube, nel caso. Poi, ancora sul Tai Tempo, Dimir Midrange, Midrange, Convoke, Convoke e basta. Domain arriva ottavo, quindi gli Zuro Overlord arrivano comunque a premio, anche se nell'ultimo posto. Domain è sempre vivo, ragazzi. Ci sarà sempre a darci fastidio. Lasciamoci alle spalle standard, ora, oggi vado un po' più veloce del solito, ma perché dobbiamo comunque aspettare almeno l'arrivo di Pioneer Master per vedere un po' di cambiamenti, quindi mi sembra giusto surfare tra queste cose. Andiamo all'ultima standard challenge, in realtà no, ce n'era ancora una che volevo farvi vedere. Temur Flute Caller Combo la vince, quindi ce la fa Temur a fare 8-1, sto mazzo è sempre bello questo combo, ma ancora una volta come mazzo diverso ne abbiamo due qui, e cioè Mono Black Midrange. Mono Black Midrange che torna a far parlare di sé. Questa è una lista che secondo me avete tutti su Arena ormai.
ovviamente Tomo, ragazzi, vedete che piano piano Foundation entra nei nostri mazzi, entra nei nostri tornei. Serve solo tempo, ragazzi. Foundation ci ha dato delle carte forti. Qui abbiamo già visto Kellan e Tomo come carte forti. Fidatevi, ne arriveranno delle altre. Bello, bello, bello vedere Mono Black tornato anche in top 8. Dopo di lui, l'altro mazzo è Selesnya Midrange. Eh già, anche Selesnya Midrange arriva a farsi vedere in top 8, eh. Guardate un po' chi c'è qui. Il Sunblast Dealer, che il buon Bain aveva detto che era una delle migliori carte di Foundation. E infatti, eccolo qua. Secondo me lo rivedremo anche presto in Historic. Bisogna vedere cosa, se cambia un pochino il formato. Ma in Standard già si sta facendo vedere. E questo è un mazzo molto molto carino. Molto carino. Da provare anche questo. Secondo me questo qui in Best of One fa gli stessi risultati del Best of Three. Cambia poco. È vero che di side ti vai a setappare un po' con le rimozioni, ma cambia veramente, veramente poco. Veramente poco. Poi Golgari, Golgari, Gruul Prowess e Monored Prowess, classico. Passiamo al Pioneer. Pioneer che vede Jund Sacrifice trionfare. Ragazzi, Jund in questo momento è il mazzo più forte, anche in Explorer. In Explorer, è il mazzo che risponde di più al meta, è il mazzo che poi quando parte è difficile da gestire. Quindi sicuramente Jund con l'aggiunta di Ygra è un mazzo incredibile. Ygra è molto molto forte, eh. Ygra è molto 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 forte e tutto il mazzo funziona su questo meta che tra l'altro è abbastanza grande, quindi vedere un midrange che trionfa, midrange combo, è molto 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 bello. Dopo di lui arriva Hidden Strings, che non abbiamo ancora su Arena, ma ce l'avremo tra qualche giorno appena arriverà Pioneer Master. È il solito Hidden Strings, non ci vedo assolutamente nulla di diverso. Arriverà presto anche su Arena. È un combo, ragazzi, Hidden Strings. Quindi non vi stupite se arriverà questo combo ancora nei nostri eventi. Poi 4C Midrange che è Zur Overlord. No, Reanimator questo? Non è Creativity? Ah no, è Creativity. Perché lo chiamano 4C Midrange? È Creativity. Hanno sbagliato a chiamarlo. È Creativity, va bene, sì. Questa gioca sia Atraxa sia Val'Gavoth e tre Wandering Emperor. Che lista particolare. È un control Jeskai al 100% perché gioca Inhun, Tovin Sveto, Torcha, Tristep, No More Lies. Poi gioca 4 Creativity per andare a prendere un solo bobone. E poi vince o di quel singolo bobone lì o di Wandering Emperor o di Fable of the Mirror Breaker. Ma dai. Decide, mette dentro il Breacher e Narset. Che bello questo mazzo. Rischioso, però arriva terzo. Vacca boia il Pioneer, che bel formato che sta diventando. Bello. BRG, che a questo punto è Reanimator, questo dovrebbe essere. No, anche questo è Creativity. Che però gioca Titano e Val'Gavoth. No, Titano, Val'Gavoth è classico. Ma dai, questo cambia solo il colore. Ah, è anche Reanimator, infatti, vabbè, Zombify. Ma che belli questi mazzi. Ciao, che belli, ciao Rodney. Ciao, Saraimon. Che belli questi mazzi. Ma dai, che bella challenge che è stata questa. E qua sotto cosa c'è? Azorius Flash, ok. E questo Azorius Control? Tanta roba. Bello. Molto. Mi piace. Portable Hall, una scelta un po' così, però va bene. Molto bello. Molto bello, Pioneer. Questa challenge era bellissima. Fammi vedere un attimo le percentuali. Il mazzo più giocato è Angeli, poi Rakdos, Nive to Light, Gruul Aggro e Rakdos Midrange. Fenice è lontanissimo. Bello, molto bello questo Pioneer. Altra challenge vince Rakdos Mid, che dovrebbe essere proprio il Mid. Esatto, è la versione coi demoni. Quindi Midrange in Pioneer è un archetipo, è un tipo di mazzo forte in realtà. Poi Strings, 4C Midrange, Selesnya Company che è il tasse, Azorius Flash, Rakdos Prowess, Azorius Humans, che deve essere Talia e Adelina, no? Esatto, ci metteranno il Mockingbird, tanta roba. È Humani specchiato di blu per il Mockingbird e per il Reflector Mage, ok. Bello, poco da dire.
poi BRG. Oh, raga, bello sto cazzo di Pioneer, eh. Bevo un goccio. Bello, bello, bello. C'è poco da dire, da quando hanno agito e hanno bannato, il formato è diventato molto figo. Sparito Grisfang in queste challenge, non c'è Mono G, gli aggro sono contenuti. Bello, 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 bello. Speriamo che Pioneer Master arrivi anche su Arena in modo sano. Sapete invece qual è un formato che, ahimè, è tutt'altro che in salute? Il formato più giocato in Italia, il Modern. Ragazzi, Jeskai Energy vince questa challenge. Lo chiamano Jeskai perché Decide gioca con Shin to Memory. Le carte di Modern Horizon in questo mazzo sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci sono ancora, un attimo solo. 9, 10, 11. Sono solo 11 carte, sono tantissime ragazzi, cioè Modern Horizon 3 deck, ok? Fa schifo vederlo così, come fa schifo in Historic, ma dopo vi faccio vedere ancora perché. Poi, grazie a Dio, c'è un combo che arriva al secondo, perché per reggere gatti devi essere combo ormai in Modern, però per fortuna esistono questi mazzi qua. Boros Energy terzo, che è lo stesso mazzo, Ruby Storm combo quarto, Tweedle Storm quinto, altro combo. True the Breach, combo, sesto. Mardu Energy, Boros Energy, Boros Energy. Combo gatti. Scegli tu. Quando vai a fare un torneo a Modern devi fare così. Ah, cosa gioco oggi? Gatti o combo? Combo o gatti? Combo gatti, combo gatti. È solo questo, sto Modern, ragazzi. Il formato che dovrebbe essere il più bello, il più vario, il più pieno di strategie diverse, ha due tipi di gioco. E nell'altra challenge si vede ancora meglio. Cioè, ragazzi, ma questa non può essere una top 8 di Modern. Cioè, lasciate stare che vince Grinding Station, bello, però è praticamente l'ennesimo combo, perché vince di Emry più eccetera eccetera. E a Underworld, ovviamente. E poi di secondo arriva Dimir Murtide, che ce la fa ogni tanto, ce la fa ancora, mazzo molto bello, Dimir Murtide, l'unico che esce un po' dalla dicotomia combo, dal dualismo, anzi, combo, combo gatto, ma poi c'è Mono G, che dovrebbe essere Broadscale, credo, no, è Trono, è il Drazi, non è neanche Trono, è il Drazi, ok, bello, bello, e poi Boros Energy, Boros Energy, Boros Energy, Boros Energy, Boros Energy, e non contenti anche nono, Boros Energy. Boros Energy ha il 31% di questa challenge nella... ormai l'ho chiuso, vabbè. Cioè, 31% della challenge e arriva a fare 5 posti in top 8. 5 posti in top 8. Io spero che qui adesso a dicembre facciano qualcosa, sennò il Modern è... boh. Il Modern è uno schifo, ragazzi. Legacy, ieri c'è stato il Four Season. Purtroppo non ho rimediato la top 8. Vedrò di rimediarla in qualche modo. È un po' più in salute di Modern, sicuramente. E infatti vediamo praticamente 8 mazzi diversi in top 8. C'è della challenge in questo Boros, esatto. E... ok, vi faccio vedere Mystic Forge che ha vinto. La conosciamo tutti la combo di Mystic Forge, no? Spero di sì. È praticamente mono brown, ragazzi, per farmi capire il tipo di gioco che fa. E potete giocarla simile come concetto in Historic. Sotto di lei arriva Dimir Delver, che è Rana Delver Orco. Painter, che lo dico sempre, esiste in Legacy da un botto di tempo, Painter. Mystic Forge combo, Nadu combo, Doomsday, Epic Storm e Hope Soul Spell. Anche qui ormai è tutto combo, ma in Legacy si sa che ormai è così, eh? Cioè, però quantomeno sono tutti mazzi diversi, a parte una doppietta di Mystic Forge. Non è la situazione ridicola
del Modern, quindi siamo contenti. Diamo un'occhiata anche velocissima, velocissima, se la trovo, se no devo riaprirla, al Pauper. Il Pauper vede una situazione stallata, dopo un Paupergeddon, dal mio punto di vista, disastroso, non per organizzazioni o cose del genere, ma perché troppe broadscale in top 8. Grixis Affinity vince questa challenge, la lista è sempre quella, anche questa cosa mi annoia dopo un po'. Io ogni tanto mi riprendo in mano Pauper, ma mi rendo conto che mi annoio, perché le liste sono sempre quelle. Cambia veramente con una lentezza tremenda, e se non fosse uscito Modern Horizon saremmo ancora a un meta uguale forse all'anno scorso. Uguale, tranne per i due ban ovviamente. Però è veramente lo stesso meta, ragazzi. Affinity, mono blu, che è fatina, eh? Esiste da una vita. Barn, che è mono red, che ha preso il percussionista, ma è sempre mono red, perché tanto ha perso Monastery's Whisper. Broadscale Combo, che è uno dei due mazzi da, secondo me, eliminare dal formato. Troppo presente, secondo me. Non, forse non questo tanto, ma la versione col rosso. Dimir Terror, Grixis Affo, Barn e Jund Broadscale Combo. Questo è il mazzo da, che non mi piace. Questa carta va bannata, secondo me, dal Pauper. Però vedrà il panel che cosa fare. È il momento dei formati di arena. È il momento dei formati di arena. Andiamo a vedere i formati di arena. Se li trovo. No. Eccolo qua. Allora, i formati di arena. Alchemy, partiamo da Alchemy Bio 1. Alchemy Bio 1, ragazzi, ovviamente i dati sono presi da Diamond e Mythic e solo in questi giorni, ok? Andiamo a vedere Alchemy Bio 1. Horde of Reanimator sembra essere ancora il mazzo più giocato. Oh, i dati sono pochissimi, ovviamente, però prendiamoli come un lettura del formato. Horde of Reanimator rimane il mazzo da giocare, perché, ragazzi, dai, c'è Saint-Elenda nel formato. Mi fa molto ridere che ci sia Saint-Elenda nel formato e ci sia appena entrato Zombify, vabbè. Poi Selesnya Conigli, che è un bell'aggro. È un gran bell'aggro. Boros Topi è l'altro aggro del formato. Tra l'altro è l'unico mazzo registrato negli ultimi giorni in Best of 3, ma lo vediamo dopo. Grixis Combo, con un 67% di win rate, è un bel mazzo in Alchemy, sicuramente. E poi Horde of Bat, Gruul Dinosauri, sono i soliti mazzi. Io su Dinosauri non ci metterei una lira. Horde of Enchantment è sempre Tridim. Ah no, è combo questa? È quella che gioca... Sì, è quello che è Life Gain, praticamente. Bello che giochi... Potete giocare con le carte da standard, secondo me, a volte. Le carte di Alchemy, bah, alcune non hanno proprio senso, secondo me. Poi Beanstalk, Enchantment, Grixis Ice, è sempre quello. Mono White Angels, vedete, potete giocare standard comunque in Alchemy. Potete giocare standard e questo mi viene da dire, ma vale la pena anche solo pensare ad Alchemy? Boh, non lo so. Non lo so. Per quanto riguarda il Best of 3, i dati precipitano e l'unico mazzo che viene registrato con solo 46 partite, se guardiamo con almeno 30 match, è Boros Topi. Se abbasso il numero di match ne escono fuori degli altri, ragazzi, però sono dati veramente ridicoli. Ormai non lo gioca più nessuno Alchemy Best of 3. Secondo me Alchemy è un formato che sta morendo palesemente. Io non so se a Wizard conviene continuare a tenerlo vivo, cioè potrebbe... Forse potrebbe far diventare storico un Alchemy esteso e cancellare Alchemy e concentrarsi su altro, perché non vedo veramente... Non vedo veramente motivo di continuare a portarlo. C'è troppa poca gente che lo gioca. Cioè, ovviamente ai livelli seri, poi se andiamo a vedere i livelli bassi è chiaro che ce ne sono tanti di mazzi, eccetera, eccetera. Però in un'analisi del meta non posso considerare... Ah, neanche in realtà. Davvero? No, non cambia niente? E se allargo i dati? Sì, qualcosina in più c'è. Però, boh, questo è il mazzo più forte, ovviamente, Iced. Però ragazzi, boh, sono numeri talmente bassi anche da bronzo a mitico che per me è morto Alchemy, ragazzi.
Cioè, non ha veramente senso da, per essere giocato. Dà delle nuove carte Historic, punto. Cioè, serve a quello Alchemy ormai. Historic. Best of one. Il più giocato è... No, questo è best of three. Scusate, ho sbagliato. Devo... Vabbè, la riapro. La riapro. Eccolo qua. Historic best of one è questo. Per quanto riguarda Historic best of one, sempre Diamond Mitico dal 25 ad oggi, 4 color Omniscience, cioè Woodland Combo, il mazzo più giocato in best of one. E su questo sono d'accordo. Questo è vero. Secondo me Woodland è il mazzo più giocato perché è facilissimo da giocare e risponde bene ai gatti con le vrattine che spaccano i non vampiri a tempo instant, credo. Credo sia instant, esatto. E ci sta. È un mazzo con the play, vince a T3. E quindi ci sta, mi ritrovo che in best of one sia il mazzo più giocato. Però, come vedete, la win rate non è altissima, eh. Però che sia il mazzo più giocato, sono d'accordo. Sono d'accordo. Poi, 4 color Senvise e Mardu Sacrifice splashato di verde con la combo Senvise, ci sta a giocarlo. A me non piace, continuo a preferire la versione Mardu normale, però si gioca tanto anche negli eventi. Mono Black Combo, l'abbiamo visto, è un mazzo veramente fastidioso che fa schifo e peggiora il formato, secondo me, perché è un modo per peggiorarlo. E finché Wizard non ci sbatte la testa e non capisce di aver fatto una stronzata con Modern Horizon, purtroppo rimarranno questi mazzi e fanno schifo, ragazzi. Perché è proprio brutto giocarci contro. Cioè, non è che rompano tutto, anche questo qui è un 64 di win, ma capisci che ci sono degli spot in cui tu non la smetti di interagire, non puoi proprio interagire. E non va bene. Borosaura in best of one è un 60% zitto zitto, perché muore da tante cose. Ed è giusto che muoia da tante cose. Non capisco come in best of 3 abbia una win rate così alta. Non lo capisco, ragazzi, perché per me è un mazzo normalissimo. Vedremo se con l'arrivo di Pioneer inseriranno il verde per la nuova carta, che in realtà non è nuova, ma è nuova per Arena, con Hexproof, che è l'1-1. Secondo me sì. Boros Energy rimane sempre vivo. Ha una win rate un po' più bassa. Anche qui Aura un 72%. Io non capisco questi numeri. Sono veramente esagerati per Aura. E poi boh, e poi viene registrato questo Azorius Control che ha tantissimi 1 per. L'ho visto, ho detto, io vorrei sapere come raccoglie i dati Untappd, perché mi sembra veramente ridicolo che questo Azorius Control venga registrato e venga messo tra i migliori mazzi del formato da Diamond a Mitico solo perché ha fatto 85 match con un 50% di win rate. 50% di win rate, ragazzi, sono percentuale da Elfi, ok? Non so perché compare qui. Boros Prowess, che è Boros Barn. 60%, ma pochissimi match. Comunque c'è veramente pochissima gente che gioca Grixis. Addirittura Dimiraffo in discesa. Va bene. Ragazzi, secondo me Historic ha perso talmente tanta gente che ormai vi danno veramente tutti i mazzi giocati a random, eh. Mono Green Devotion è un 60%, ma c'ha pochissimi match. Mardu Energy... 47 match, 74%, boh. 71 Mardu Sacrifice, IZ Wizard 64 con 40, non lo gioca più nessuno, neanche IZ. Non lo so, secondo me è proprio la Ranked che non la gioca più nessuno a questo punto. I numeri sono veramente bassi. Se andiamo a vedere il best of 3, i numeri sono ancora di meno. Il più giocato in questi giorni è Senvise Combo. No, scusate, non Senvise, che ti scombo. È che ti scombo. Ho avuto un lapsus. Senvise combo. Boh. Scusate ancora, che ti scombo. Io, raga, per quanto voglia credere che ti scombo abbia questa win rate, non riesco a capire come sia possibile. Perché è vero che Katie's Combo sia un mazzo forte, eh? Nessuno mette in dubbio che sia, è sempre stato forte. Però... Non c'è, cioè, non so, non lo vedrò mai che vince un torneo di Historic, secondo me. Poi sotto abbiamo Selesnya, che è Mono G Devotion, con 5 match in meno ha una win rate molto più alta.
Boros 78 match, win rate altissimo. Anche questa cosa qui è stranissima, ragazzi. Come fa un mazzo Aura in bio 3 ad avere questa win rate? Cioè, contro cosa si matcha lui? Perché veramente muore da purga quel mazzo qua, ragazzi. Izzet Maghi un 62. Però vedete, sono numeri bassissimi. Non so, anche il Best of 3 di Storic sta andando veramente nel dimenticatoio. Mardu 72% di win rate con 40 match. Ma no, non è che sono a caso, è che ne hanno talmente pochi che ormai li mettono tutti. Però, boh, non mi ci trovo tantissimo io in questa cosa. Non ci sono i Jeskai. Dove sono finiti i Jeskai? Cioè, è chiaro che se allargo dal periodo precedente cambia, eh? E diventa più. Però in questi ultimi giorni, davvero, passiamo da Dimir Affo con 230 match a 4 Colors in viso 86. Ma, cioè, è cambiata completamente la player base, praticamente. Però c'era già qua, eh? Ah, si vede che è più forte. Deve essere molto più forte allora in Best of 3. Vabbè, comunque Historic lo sappiamo come è messo, ragazzi. Lo sappiamo che non è messo bene. Adesso ve lo dico, secondo me spopoleranno i Cori tra poco, perché i Cori sono fortissimi, mi ci sto trovando veramente bene. Vedremo quando aggiorneranno i dati. Parliamo di Timeless per chiudere questa analisi del metagame. Vi ricordo che c'è la Metagame Challenge questo weekend. Non so se la giocherò. Se la gioco ovviamente uso Orzhov. Non voglio proprio sbatterci la testa per un formato che non ha senso logico. Mardu Energy è il mazzo più giocato con 320 match. Sotto di lui non esiste nient'altro, perché 320 match contro 130 del secondo, ragazzi, chi gestisce questi formati dovrebbe dire: ah, ho lavorato di merda, rifacciamoli. Perché non è possibile che Mardu Energy abbia il doppio, più del doppio delle... Cioè, no, non più del... Sì, più del doppio del... del secondo giocato come numero di match. Cioè, ragazzi, non è possibile. Vuol dire che un numero altissimo rispetto agli altri mazzi viene giocato di Mardugatti. E questa cosa fa schifo, ragazzi. È praticamente metà del meta, eh. È metà del meta Mardu Energy. Poi sotto di lui 5C tutto. Questo è 5C tutto. Ci sia un Pierzero assoluto. Questo è 4C tutto. E poi c'è Show and Tell. Non è cambiato niente. Rakdos Barn in Best of 1 ci sta, in Best of 3 non esiste. Mono Blue Affinity, ok. Horse of Belcher, che è quello che giocherò io, credo, forse anche senza Belcher. Belcher sta lì. Boros Energy, Rakdos Cam, 5 Color. Ma sono sempre gli stessi mazzi. Sì, sì, è quello lì, Nanni, è quello lì. Best of 3, che è il meta della metagame, ragazzi. Boh. A parte il fatto che i numeri di Alchemy non sono precipitati, sono scomparsi. Perché siamo passati a 76 match registrati. Cioè, non lo gioca nessuno. Non lo gioca nessuno, Alchemy. Anche se allargo il periodo, guardate. Non lo gioca nessuno, Alchemy. Da 200 passi a 93, 76. Non lo gioca più nessuno, ma anche Historic sta scendendo tantissimo. Comunque, negli ultimi giorni, torniamo a prima. Se me lo fa fare. Non me lo fa neanche fare. Forse così, ok. Negli ultimi giorni, ragazzi, Mardu, ovviamente il mazzo più giocato, abusato. 4 Color Belcher c'è subito sotto. Catcher Belcher, non è Orzhov, eccetera. Cioè, non è 5C, è 4C Belcher. Quello che sembra lì Eldrazi e ci aveva fatto... la challenge. Horse of Belcher è subito sotto. 4 Color, Show and Tell e Mono White Control. A caso. A caso. Ragazzi, il formato più brutto che sia mai esistito per Magic Arena a mani basse. Cioè, se Historic è messo col culo, questo è proprio sottoterra. Proprio brutto. Mi piacerebbe giocarlo, ma non c'ho minimamente voglia, eh. Cioè, questo Show and Tell qua, ragazzi, ti fa una giocata che è fortissima. Vediamo se la trovo. Eccola qua. A parte farti fit in una maniera molto più forte di Historic, eccolo qua, ti fa rituale
Poi ti fa. È questa qui, vero? Sì, dovrebbe essere questa. Questa gli filtra il mana, ti fa rituale, filtro mana, faccio questo, faccio Cerbelcher, vinco. Sì, hamburgeromane, sì. Però così è troppo. Cioè, così è proprio dimenticarsi che esistono gli altri formati. Cioè, se in 7 giorni di dati Untappd ha queste statistiche... Boh. Vabbè, questa era l'analisi metagame di questo weekend. Standard e Pioneer ne escono sempre vincitori. Gli sconfitti sono sempre i formati di Arena. Speriamo che Pioneer Master cambi qualcosa. Historic sta leggermente cambiando in Best of One, perché chi gioca i cori sa quanto sono diventati forti. Secondo me ci sarà una piccolissima entrata dei cori nel meta, ma poi resterà sempre quello. Quindi speriamo che la prossima settimana il metagame sia un po' più bello da fluire e da commentare.